Via del Mandrione, quartiere Tuscolano, a Roma. È una zona che ha offerto spunti preziosi al cinema e a diversi scrittori, come Pierpaolo Pasolini. Da anni, grazie alla palestra di Massimo Liberati, campione del mondo di kickboxing, cintura nera sesto dan e terzo dan di Kung Fu, è anche il punto di riferimento per gli appassionati di pugilato, di arti marziali, di difesa personale. C'è poco spazio per le parole. Il suono è quello dei colpi ai sacchi, dei guantoni, degli ordini secchi e precisi, dal mattino alla sera. Ed è anche su uno di questi ring che Alessio Sacara prepara le sue battaglie. L'unico italiano al momento a essere accettato e riconosciuto dall'UFC, Ultimate Fighting Championship, la più importante organizzazione di tornei di arti marziali miste. Disciplina severa, con regole precise, che impone una preparazione dura e una condizione mentale perfetta. Un'arte che negli Stati Uniti sta ottenendo un successo sempre più consistente con atleti di altissimo livello. Ogni riunione è seguita da migliaia di spettatori. I migliori fighter sono quelli che possono adattarsi a qualsiasi stile di combattimento. Tra i migliori al mondo c'è Alessio Sacara, il legionario. Lo sport che pratico è MMA, Mixed Martial Arts, è rientrato dopo... inventato dagli antichi romani, antichi greci, che era il pancrazio, è ritornato in Brasile negli anni 40, anni 50, da una famiglia che si chiama Gresi, che dimostrava con il jiu-jitsu che poteva combattere con qualsiasi altra disciplina. Quindi loro hanno messo il judo con il jiu-jitsu giapponese e il judo giapponese, la lotta a terra, finalizzavano, entravano nelle palestre dove c'erano sport tipo karate, box, kick o altre discipline, e dicevano che loro potevano vincere qualsiasi disciplina. Respectfully addresses him as the Grand Master Hélio Gracie from Brazil. Perché nel 93 uno della famiglia dei Gracie inventò l'UFC, e una sorta di gabbia ottagonale, quindi dove gli atleti di ogni disciplina si affrontavano per vedere qual era la disciplina migliore. Al giorno d'oggi ho la fortuna di combattere dopo molti anni che è nato questo evento. Nel 2005 ho debuttato all'UFC, ma non è più come prima. I think the crowd really doesn't know yet what's going to happen, but now Billion Train right there. Yep. And Hoyce is getting a little look on his face. He looks like we're ready to start, ladies and gentlemen. I think this will be a very exciting bout. There they go. Look at that. Is it Eddie Kirk? Right for the takedown. Big judge right away. Hoyce is up, and now he's trying to put the person between his guard. He's got, there goes that kick to the back, right on the... Going right into the kidney there. Exactly. Yeah. Ken's got his right leg up, trying to prevent Hoyce from getting his left leg over, and now Hoyce has him in what appears to be the guard position. Hoyce takes the mount. That's exactly where Hoyce wants to be. Now what Hoyce is probably going to try to do is get his right leg, his left leg over Ken's. Ken must be able to do that if he has his weight above like that. Right, now what he's trying to do, what I think Ken is trying to do, is keep Hoyce at bay. Watch that leg. Ken's going for that leg again. Same thing he did with his previous opponent. And Hoyce, watch this. There goes Hoyce. He looks like he's going for the back. Ken's got to go. Hoyce, there's the tap. There's the tap. Hoyce actually had him in a choke from the back, and he tapped. He tapped four times. Bill, that was a tap. I did not see the tap. I saw it four times. Now, from the angle that we were at, I didn't get to see what sort of hold he had on him. But that didn't last long. That's it. Look at that. Is it Eddie Kirby? Right for the takedown. Big jump right away. Hoyce is up. And now he's trying to put the person between his guard. He's got... There goes that kick to the back, right on the... Going right into the kidney there. Exactly. Yeah. Ken's got his right leg up, trying to prevent Hoyce from getting his left leg over, and now Hoyce has him in what appears to be the guard position. Hoyce takes the mount. That's exactly where Hoyce wants to be. Now what Hoyce is probably going to try to do is get his right leg, his left leg over Ken's. Ken does... Adesso Mixed Martial Arts è diventato un'arte. Non è più una disciplina contro un'altra, ma un atleta di...
di MMA sa fare praticamente tutto. Sumo, judo, jiu-jitsu, kickboxing, shoot fighting, kung fu, karate, taekwondo. Eight tough warriors who must face the fury of the octagon. No rounds, no time limits, no way out. Quindi noi ci alleniamo molte ore nella box, Muay Thai, kick, lotta libera, greco-romana, e a terra riguardo Brazilian Jiu-Jitsu, praticamo molto la lotta a terra senza kimono, che sarebbe il grappling. Oggi farò vedere più o meno le varie situazioni del lottatore di MMA che deve affrontare, sia quando combatte in piedi, che trova un lottatore che vuole portarlo a terra in modo da difendersi. Nello stesso tempo, se troviamo un atleta molto forte in piedi, magari io lo voglio portare a terra, una delle tecniche per portare a terra l'avversario, e poi qualche tecnica a terra dove vede il mondo del grappling e del jiu-jitsu. Ok, a differenza degli altri sport, quando combattiamo nell'MMA, dobbiamo pensare che il nostro avversario, quindi lui, non può usare solamente i colpi di braccia o di gambe o ginocchia, ha anche la possibilità di portarmi a terra. Quindi io sono molto vulnerabile se ho una guardia tipo un pugile, quindi questa guardia è molto filata, qua metti un pochettino, i pugili, molti pugili combattono molto laterale, quindi sono soggetti a calci sulle cosce e nello stesso tempo a punizioni. Quindi sono soggetti sia per i lottatori o altri combattenti che combattono con le gambe tipo una Muay Thai. Stessa cosa, se noi abbiamo una guardia tipo molto larga, tipo la Muay Thai, che combattono con le braccia un po' larghe e un po' troppo frontali, non abbiamo tempo, stando molto frontali non abbiamo molto tempo, sia nelle proiezioni. Quindi se io voglio portare a terra una persona e sto in modo frontale, non sono veloce nel fare un double leg. Double leg sarebbe entrata alle gambe, quindi ho bisogno sempre della gamba d'appoggio, una avanti e una dietro che spinge. Quindi è sconsigliata la guardia molto frontale da Muay Thai, anche perché il guantino è molto piccolo e il bersaglio è molto grande. Stando frontale. A delle volte per simulare ancora di più, per avvicinarsi ancora di più a quello che può capitare in un incontro, possiamo fare la stessa cosa, sia nel colpire che nel difendere, come abbiamo fatto prima, con un compagno. Quindi il lavoro che facciamo adesso serve per la resistenza muscolare e far abituare il corpo a portare i colpi forti in modo che uno si stanca bene, ma nello stesso tempo lavoro con due versioni differenti. Quindi una volta che lo colpisco, il ground and pound che andremo a vedere, simulo con lui la guardia, quindi andrò a terra e lui cercherà di colpirmi. Come hai visto, ovviamente sarà sempre più complicato, e avendo dei compagni giusti e dei compagni che si allenano a un certo modo, puoi trovare più tecniche e più possibilità di combattimento. Adesso diamo la stessa cosa a te.
Abbiamo simulato la lotta a terra con i colpi, sia mentre li portavo che mentre li subivo. Legionary Sakara. So really the only point he lost was the point in which he was penalized for. He is truly the kid from the streets of Stockton. Una cosa importante che io dico sempre a tutti i miei allievi, che il lottatore di MMA non ci si inventa, cioè uno non si inventa il lottatore di MMA. Uno diventa lottatore di MMA quando si impara bene tutte le discipline. Quindi ogni giorno, anch'io oggi, noi stiamo all'alto livello, ripassiamo qualsiasi disciplina. Quindi tutti i giorni noi abbiamo ore di box, ore di kick, ore di jiu-jitsu, ore di lotta libera e greco-romana. Molte volte qui in Italia manca la cultura e viene interpretato male. C'è gente che magari, mi è già capitato, pratica solamente la box e dice che è lottatore di MMA solamente perché ha iniziato un corso non so dove e pensa di poter combattere. Il problema dell'Italia è proprio questo, che non c'è cultura, e quindi quando andiamo all'estero, soprattutto il 90% delle volte che andiamo all'estero, troviamo gente dove hanno la cultura dell'MMA e o in un modo o in un altro torniamo sempre a casa con delle sconfitte. Looks lean still, Joe. Yeah, he's very lean. Spotted heavyweight in his career, light heavyweight of course. Middleweight debut here in the octagon. I mean, if he can get accustomed to this, well, he got poked. But he went down hard too. Well, Rosenthal steps in. Oh no! Did he get poked? Io faccio dei circuiti da America Top Team. Qui ancora fuori c'è pieno di mazzi. Poi c'ho certe rote giganti, cioè mazze, rote, a corda, o spru. Ce l'hai qua? Certo, quasi un Sakara con la K, è un nome vero? È un nome d'arte? No, è un nome vero, è un nome originale. Molti sanno che io sono appassionato di storia e una volta, nel 2007, trovandomi a Miami, un mio fan era un archeologo e gli chiesi da fare una ricerca proprio su questo perché anche lui era un amante della storia e fece una ricerca sul mio cognome. Deriva più o meno dal settimo secolo, delle parti dell'Egitto, quindi dove attualmente è la zona di Saqqara, dove sono le piramidi, la piramide è quella fatta con i scalini. E da lì si pensa che è stata colonizzata dai romani, una stirpe con questo cognome. Senti, come comincia la tua storia? La storia comincia che mi ha messo al mondo mia madre e mio padre. Poi io ero un bambino irrequieto, molto iperattivo e a 5 anni mio padre decise di mandarmi a scuola calcio subito dopo le elementari, ma il calcio per me era troppo poco per esprimere quello che avevo dentro. E tutti i giorni passavo là davanti a una palestra di boxe per andare a giocare a calcio, dove c'era un maestro, Silvano, che lui ha fatto tutta la mia carriera, mi ha fatto anche da padre. E a 12 anni ho cambiato dal calcio e sono entrato nella boxe. Fino ai 18-19 anni, finché un giorno mio zio mi fece vedere una videocassetta che parlava di questo sport, che erano l'UFC, l'Ultimate Fight Championship. E vidi per la prima volta questo sport dove due atleti, si affrontavano dentro la gabbia, con ognuno con la propria disciplina, per dimostrare quale fosse la disciplina migliore. Io mi innamorai molto, moltissimo, però informandomi in giro per l'Italia avevo capito che ancora qui non esisteva questa disciplina, nessuno la poteva insegnare. E informandomi capii che i più forti al mondo erano i brasiliani, perché negli anni 50, dopo il Pancrazio
degli antichi greci, degli antichi romani. Negli anni 50 ritornò in Brasile, di moda questo sport a mani nude, con pochissime regole, e più forti erano i brasiliani, quindi io decisi da vendere quel poco che avevo, una moto e altra poca roba, per mettere i soldi da parte e andare a vivere in Brasile per 5 anni. E da lì niente, combattimento dietro combattimento. And a good match up here. Joe Vitapo, Alessio Sicara. Sicara is a Brazilian Jiu-Jitsu brown belt. Vitapo, the wrestler from Iowa, will probably look for an early takedown. Our fight clock brought to you by My Best Friend's Girl in theaters Friday. Southpaw stance for Vitapo in the white trunks. Dark trunks for Alessio Sicara. When Sicara explodes with his hands, they are as fast as anybody's. Yeah, he's got excellent striking technique, and looking for that high kick there. Yeah. You see, Joe Vitapo immediately grabs a single, driving Alessio to the cage. He has 105 wins in his high school wrestling career in Iowa. You know, some might say, well, that's high school, but that's wrestling in Iowa. So you know this man knows a little something about coming this game. Coming in there, he ate a big knee to the face there, Mike. Alessio shaking him off. Comes over the top, does Vitapo. Sicara was thinking about takedown defense. Vitapo came right over the top and connected with an overhand right. Sicara with a knee to the midsection. Awesome exchange there by both fighters. Trying to step around with that hook. Inside leg kick. Sicara dropping that left hand, trying to play a little game. MMA mi fa sentire un atleta più completo. L'accusa è che l'MMA è uno sport troppo violento, i colpi sono espliciti, c'è anche l'immagine della gabbia che certamente è poco rassicurante. Io ringrazio che questo sport si fa sulla gabbia, perché ci sono molte proiezioni, molte situazioni molto pericolose per noi, e la gabbia ci protegge, perché pensa che delle volte un impatto di un'entrata di un lottatore di lotta libera è molto forte, quindi l'impatto può casare su un incontro su un ring, che i due atleti possano uscire dal ring. Ed è capitato gente che è rimasta o paralizzata o si è fratturata, perché uscendo dalle corde ha sbattuto la testa o addirittura è cascata da 2-3 metri da come l'altezza era del ring. La gabbia è solamente un fatto per proteggere noi atleti, quindi non è niente di che. Nell'MMA, quando uno di due sta in crisi e non è in grado di difendersi in modo intelligente, viene interrotto dall'arbitro e viene dichiarata la vittoria per l'avversario. Quindi io quando combatto mi sento protetto da questo punto di vista. Il calcio per te è uno sport violento, più violento dell'MMA per certi aspetti? Il calcio è meno sportivo del nostro sport, sicuro. Forse è meno violento, no, perché magari sì, i calci, giocano a calcio, si danno i calci, magari è meno violento, però sono molto meno sportivi. Molte volte vedo immagini di persone molto vigliacche, tipo io non subisco nessun tipo di fallo, mi butto per terra, l'importante è che la mia squadra giochi con un avversario in meno, quindi devono buttare fuori l'avversario senza che mi abbia fatto niente. Qui è mancanza da uomo, l'uomo non dovrebbe fare questi atteggiamenti. L'atteggiamento di uomo è combattere fino alla la fine e accettare la sconfitta se l'avversario è più forte, no che io mi inventa una penalità per vincere su una debolezza causata solamente da me e non da lui. Quindi il calcio non dà buoni esempi, penso, ai giovani, si vede negli stadi, mentre se tu vieni in uno stadio dove combattiamo noi, la gente ci può fischiare quando non vede azione, però nello stesso tempo ci abbraccia, anche se dopo ci ha fischiato per 15 minuti, usciamo dalla gabbia, ci abbraccia, ci chiede foto, autografi, perché sa che noi siamo entrati e abbiamo dato il massimo dentro la gabbia per 15 minuti per loro. Com'è il rapporto fra voi praticanti di MMA? Che cosa c'è? Amicizia, stima, rispetto? A molti c'è amicizia. È capitato anche di atleti che, come è capitato con me, che ho affrontato prima e poi mi sono trovato ad allenarmi insieme per altri incontri, quasi come il film di Rocky con Apollo Creed, quando doveva combattere che si sono allenati insieme dopo che hanno combattuto, così succede con noi. Siamo molto leali e al momento del combattimento è solamente lavoro, però dopo si sta tutti insieme. I
Iron Mike Whitehead was the unofficial team captain on the Hughes team during season 2 of The Ultimate Fighter. When it came his time to fight on episode 9 against Rashad Evans, Mike seemed to suffer a mental meltdown. La guardia del lottatore MMA è tra la guardia del lottatore di lotta libera, quindi molto piegato sulle gambe, in modo che veloce sia nella difesa se l'avversario vuole portare a terra, ma nello stesso tempo in contrattacco se io voglio portare a terra l'avversario. Un'altra cosa importante, oltre che stare in modo obliquo, usare lo stesso modo che uso nella box, sia braccia che gambe, non cambia niente, l'unica cosa è passare il bersaglio. Quindi adesso faccio vedere solamente varie situazioni, metti solamente avanti le mani, faccio vedere varie situazioni come nella stessa guardia posso sia proiettare l'avversario e colpirlo nello stesso modo nello stand-up. Quindi da questa posizione ho varie possibilità, posso sia colpire il braccio, il torno, colpisco con le ginocchia tentando o con le gambe, quindi basso, gambe, torno. Nella stessa posizione sto molto basso, se lui cerca di entrare e portarmi a terra vado via perché sto basso, faccio slow, nello stesso tempo se io voglio attaccare, quindi io sto in bassa posizione, giù e porto a terra l'avversario. Nello stesso tempo, oltre che posso colpire in varie situazioni l'avversario a basso o entro, posso anche portare a terra l'avversario perché sto già molto basso come lottatore, uno. Quindi come sport è molto più completo di sport singoli come la box o la Muay Thai o la greco-romana. Mettiamo che l'avversario mi vuole ricolpire con le braccia, quindi dopo la mia combinazione lui rientra, io schivo nello stesso modo e porto un colpo col braccio. Braccio. Quindi posso combattere come un pugile. Con le gambe, quindi, stessa cosa. Dallo stesso movimento. Ginocchio. Proiezioni. Adesso siamo a terra, quindi combattimento a terra. A terra la maggior parte delle persone devono avere una buona base di jiu-jitsu. Jiu-jitsu è l'arte non giapponese, ma l'arte brasiliana, brasiliano jiu-jitsu, che viene praticata col kimono. Sono tutte leve articolari, soffocamenti e mobilizzazione dell'avversario, ma trasformate nell'MMA ti danno possibilità sia di attaccare mentre combatti, se ti trovano in situazioni svantaggiose all'occhio del non esperto, magari lui adesso si trova in una posizione che per persone normali pensa che è svantaggiosa, ma nello stesso tempo se è un buon lottatore di jiu-jitsu, questa posizione può essere ottima per tirare qualche leva articolare. But to that point though, Joe, I don't know that Elvis really minds going no, down Elvis to his jumped back. To guard there. Yeah, there you go, exactly. Yep. He went for the double overhooks and he jumped to guard. He knows he can't stand with this guy. This is real bad. Elvis, like we said before, he stands up. He's got good strikes, but he stands up where his head is straight up in the air. He doesn't tuck his chin. He doesn't put his shoulders up. He doesn't keep his hands up high and protect himself. And against a guy like Alessio Sakara, that just spells doom. I'll tell you what, you may see Elvis, you know, skinny guy, 6'3". Doesn't look to have a lot of girth to him, and walking down the street think he's not tough, but I'll tell you. Perché con una buona guardia, un buon lavoro a terra di lotta, possiamo chiudere la distanza in varie circostanze. Se andiamo a terra, in un combattimento di MMA, il mio obiettivo è quello di o tagliare, ferire l'avversario, in modo che l'arbitro possa interrompere l'incontro. Quindi io, oltre che portare colpi di braccio, posso portare come di gomito, cerco di tagliare l'avversario sia col gomito, col martello o con i pugni, o addirittura se ci riesco non mettere uno knockout, e tutto questo cercando di neutralizzare il jiu-jitsu dell'avversario. Un atleta che è molto bravo a terra cerca di usare le gambe o leve articolari di questo genere in modo che io possa abbattere e arrenderli davanti all'avversario, in modo che decreta la vittoria al mio opponente. Quindi quello che dovrà fare un avversario che sta a terra, cercare di far di tutto, di lavorare con leve, articolari o rialzarsi in piedi. Se l'avversario è veramente forte, con i colpi cercare di rialzarsi in piedi. Se io sono solamente un forte striker, se lui mi dà i colpi, molte volte è capitato, gente che non sapeva fare la lotta, se lui mi dà i colpi mi chiudo pensando che
sto facendo la box con la tipo. O addirittura, cosa ancora più brutta da vedere, se lui mi colpisce, cercare di schivare e menare come se stessi combattendo in piedi. Ok. Un atleta di MMA, quando sta a terra, sa che deve lavorare o con i treppi, o se devo tagliare l'avversario, lo faccio solamente usando tecniche di lotta. Quindi io posso cercare questi lavori qui, in modo che lui, come tu vedi, come vedete con le gambe, con tutta la parte del corpo, difendo il mio viso, la parte vulnerabile. Se stessi con la guardia chiusa, lui entrerebbe. Uso le mie tibie dove è possibile che lui mi possa colpire. Un lottatore di jiu-jitsu usa molto il corpo, oltre per cercare leve articolari, ad esempio come questa alla spalla, oltre per cercare leve anche per difendersi dai colpi dell'avversario. Ecco perché è importante un'ottima base di jiu-jitsu. Nello stesso tempo, un lottatore di jiu-jitsu colpisce solamente dopo che incastra l'avversario in una posizione a lui adatta al combattimento. Ad esempio, in questa posizione io potrei colpire. Quindi uso il gomito, uso i colpi e posso cercare una lotta. Una delle mie tecniche preferite è nel cercare un triangolo colpendo l'avversario. Quindi io faccio questo lavoro qua. Il triangolo è un soffocamento che si usa nel jiu-jitsu. Quindi io lavoro molto in questa posizione qua. Una volta che io mi trovo in questa posizione e colpisco, entro col triangolo dove in questo momento non c'è nulla. Blocco il braccio dell'avversario e colpisco, in modo che l'unica possibilità è questo braccio di difesa che mi consente da finalizzare l'avversario. Quindi nel momento che colpisco ho bloccato il braccio del mio avversario, l'unico braccio spingo e tiro il triangolo e dichiaro fine al combattimento. Quanto si guadagna con l'MMA? È una professione vera e propria? All'estero è una professione vera e propria. Io consiglio a tutti i ragazzi italiani che intraprendono questa disciplina in questo momento che da non pensare adesso quanto guadagnano in Italia o ai primi incontri, ma pensare solo a quanto arriveranno a guadagnare. È solo la volontà che li deve mandare avanti i primi incontri, perché all'inizio sono solo rimessi. Io per 5 anni ho rimesso solamente tanti soldi. Tutte le volte che partivo, viaggiavo dall'Italia per il Brasile, il pagarmi l'affitto, il mangiare. Oggi un atleta di MMA, di medio, alto livello, una volta che entri all'UFC e inizi per nome, guadagna molto bene. Quanto è duro un allenamento di MMA? Quanto è duro prepararsi a un combattimento di MMA? Tu tra l'altro hai anche inventato degli strumenti particolari per i tuoi allenamenti. No, il martello, ti ripeto, noi non abbiamo inventato niente, noi casomai abbiamo tutto copiato dai romani, perché i romani lo facevano nell'antichità la stessa cosa col piccone sulla terra, quindi loro già avevano capito che era un esercizio molto efficace per i muscoli e per i tendini. Il lottatore di MMA, ti ripeto, al giorno d'oggi il livello è altissimo. È talmente alto che io metto al primo posto la preparazione fisica. Un lottatore di MMA starà sempre al top quando ha una preparazione fisica che lo concede a stare al top. Quindi noi ci alleniamo intensi 6 volte a settimana e 4-5 ore al giorno per 6 volte a settimana. Quindi tu pensa che io vivo a Miami, ma penso che sono uno dei pochi italiani che quando... dopo 2-3 mesi che è stato a Miami, torna in Italia ed è bianco, perché non ho mai visto il mare. Io ogni volta che finisco la palestra, torno a casa, mangio, dormo e mi preparo per il prossimo allenamento, che è quello della sera, che è la stessa cosa, 2 ore intense, si ritorna a casa, mangi, dormi e il giorno dopo rinizi. Ma chi te lo fa fare, Alessio? Prima era voglia di arrivare, voglia di uscire da dove vivevo io o dalla mia vita un po' monotona, una vita un po' strana che avevo. Più avanti ci sono riuscito, adesso ho una famiglia, una moglie e 2 figli, quindi devo dare il massimo a loro. Che cosa significa vita un po' strana? Venivo da un quartiere un po' non molto carino, tipo Pomezia, tipo un quartiere, una casa popolare di Pomezia, e avevo sempre problemi un po' con la legge e non mi piaceva soprattutto quello che facevano, la fine che facevano i miei amici dentro e fuori con il carcere. Io non c'ho niente a che dire con loro, anzi, però quando la vita prende
un brutto piede non fa bene né a te né alla tua famiglia, anche perché vedo mia madre che soffriva molto e a me non mi andava bene. No, io ci ho parlato per tutto il mondo anche nell'intervista, da lotta che America Top Team mi mudò. Agora sono 10 mesi, dà pra vedere che agora sono un lottatore più completo. Ok, volevo ringraziare Pomezia, il comune di Fusco, la signora Alba Rosa, Romano e tutti i miei fans. Pomezia, Roma, in Italia, forever. Grazie mille. Alessio Sicaro, ladies and gentlemen! Che cosa ti ha detto e fatto dire dentro di te, basta, si cambia, mi dedico a questa attività che mi tiene lontano da determinati pericoli? Io mi sono ritrovato all'età di 13 anni, un grandissimo maestro che mi ha fatto da padre e lui mi ha cambiato il mio modo di vivere. E nello stesso tempo ho avuto, con la sua esperienza e con i vari esempi che mi ha dato, me la sono ritrovata nella mia strada quando sono andato a vivere in Brasile. Quindi ho avuto un grande esempio che mi ha fatto da padre, Silvano, della sua vita passata, che adesso neanche devo parlare, ma quello che ha vissuto lui l'ho rimesso nella mia vita. Ogni volta che io sentivo nel momento dei sacrifici io pensavo a lui, mi dava la forza di andare avanti. Quello che aveva passato lui lo volevo passare anch'io. E niente, mi ha dato la possibilità di andare avanti e trovarmi dove mi trovo ora. Tu sei l'unico italiano che combatte nella UFC. È un grande onore, ma è anche una grande responsabilità. Sono felice che io mi sveglio la mattina e faccio ciò che voglio. Quindi io penso solamente a quello. Non ho nessun tipo di peso, perché so che vinco o perda, io sto facendo quello che io amo. Sul tuo corpo ci sono tatuati dei detti, dei motti latini. Che cosa significano e perché ti ispiri così tanto a questo tipo di filosofia, di credo? Allora ti spiego, per me il tatuaggio è uno stile di vita. Come ognuno ha i suoi codici, io ho i miei codici con i tatuaggi. Io sono uno che i tatuaggi li fa vedere il meno possibile. Oggi quando combatto devo combattere senza maglietta, quindi è un obbligo. Però tipo sono molto discreto, quando vado al mare vado sempre al massimo col caldo in canottiera o in maglietta. Perché per me sono dei codici veri e propri. Quello che mi sono tatuato è il mio stile di vita, la mia filosofia. Quindi prende molto esempio dai filosofi romani o greci. Quindi ho tutte frasi che pesano. È una delle tante che tutti sanno, che è usco ad fine, fino alla fine. Qualsiasi cosa che io faccia la devo fare fino alla fine e non mi risparmio. Molte volte siamo abituati che al primo ostacolo ci fermiamo, mentre il nostro corpo è abituato ad andare oltre. E io cerco di fare arrivare il corpo al massimo che può darmi. Ecco perché mi sono tatuato questa frase, usco ad fine. Ma ne ho varie, un'altra che mi sono tatuato da poco è qui ed ora. Quindi non penso né al passato né al futuro, solamente al presente, al momento in cui mi trovo e a quello che devo fare. Chi è il tuo autore preferito? È Seneca. Seneca, Stoicismo, Marco Aurelio, Plutarco, sono quelli che seguo. Comunque ringrazio al giorno d'oggi, forse non è tutta la verità nei propri libri, sarà stato anche un po' modificato quello che viene trascritto al giorno d'oggi, però i libri che leggo mi hanno dato tanta forza e mi danno tanto forza giorno dopo giorno. Io nella categoria mia non so nessuno, però io quelli che non vedo, che dici questi sono Vito Belfort e Anderson Silva, e che hanno mano via Dennis Kahn pure. Sul ring chi sono? Quali sono gli avversari più pericolosi? L'avversario più pericoloso è quello determinato e soprattutto quello più freddo. Se tu mi chiedi questo, è quello più freddo, quello che sta più tranquillo. Quello è quello che mi potrebbe mettere più in pericolo. E fisicamente chi è che ti preoccupa maggiormente? No, fisicamente c'è ancora questa cognizione che dici l'uomo con i muscoli è quello più forte. Non è così. La testa è quella che comanda. Per me l'uomo è tutto cervello, quindi quelli che mi fanno più paura sono quelli che stanno tranquilli. Hai mai avuto paura? Tutti abbiamo paura e nessuno non lo ammette, anzi lo ammettiamo tutti, che tutti noi abbiamo paura. Il knockout io spero che nessuno mai lo provi, però io l'ho provato. Nel momento che tu vai giù si prova un po' di sollievo, come dire vai, è finita, rimango a terra. Però è lì che tu devi tirare fuori i denti, rialzarti e combattere. E così nella vita, molte volte capita che in un giorno ti succede tutto l'insieme, ti muore qualcuno, ti licenziano. E tu puoi anche rimanere lì a terra e abbatterti nei tuoi dolori, mentre se sei una persona forte ti ritiri su, ti rimbocchi le maniche, come si dice a Roma, e vai avanti. E diventi più forte di prima. Più
anni fa una delle mie sfortune era il treno. Io pensavo che il rumore mi dava tantissimo fastidio. Poi ho letto il libro di Russi che li allenano mentre si concentrano su un esercizio o su un obiettivo, fanno dei rumori particolari in modo che loro rimangano sempre concentrati sul proprio obiettivo nel rumore. E io, una delle mie fortune, che prima pensavo che era una sfortuna, è il treno. Quando io mi alleno fuori e faccio la mazza o altre cose, in continuazione passa il treno. Però in questo momento sta a passare e la cosa è critica. Questo è un allenamento che amano i lottatori di MMA. In America lo chiamano hammer, noi in italiano martello o mazzetta. Quindi una mazza di top peso in base all'atleta quanto può tirare giù. Questa è una mazza da 8 più penso un chilo di, stata fatta da Fabio di ferro, sarà sui 10 kg. Poi la cosa figa, hai sentito, hanno sentito stum, non te devi fermare, hai sbagliato, questo serveva la precisione, e questo è stato fatto qua, di essere pure preciso, capito? Quindi vuol dire che tre volte ho sbagliato, però non te devi fermare, sbagliato continui, dovresti sempre prenderlo qua. Questo esercizio per gli sport MMA è perfetto perché allena con un movimento più muscoli dei gruppi muscolari. Poi c'è una cosa che molti non sanno, la vibrazione all'interno stimola i muscoli e i tendini in una maniera particolare, quindi è molto efficace, a differenza dei soliti pesi di cui non c'è vibrazione. In più, oltre, è un buon allenamento soprattutto perché l'esercizio, quando lo fai un esercizio mentre colpisci, pieghi le gambe, simuli il ground and pound dell'MMA, e questo serve un'ottima forza di addominale del core, e con la mazza il fatto che torna indietro tu devi avere forza per dare velocità alla mazza per colpire la gomma, quindi è veramente un esercizio essenziale per tutti i lottatori di MMA. Questo io lo pratico due volte a settimana e quando mi avvicino al match tre volte a settimana. Questo è il terzo e ultimo esercizio, poi ripeterò un'altra volta gli stessi movimenti. Ma ogni movimento è al suo fine, nel senso, oltre alla resistenza, simula i movimenti che riporterò nel combattimento. E il primo che abbiamo visto, che è questo loro qua, simula molto, può simulare i colpi e nello stesso tempo, quando si lavora la greco romana, un'entrata sotto le ascelle. Il doppio, stessa cosa, il doppio può simulare un'entrata sotto le ascelle dell'avversario, o il continuo muovere, abbassare il corpo dell'avversario. E l'ultimo esercizio, che riprende sempre la parte alta, simula un'entrata alle gambe o al tronco. Quindi farò di questo. Questo movimento è un modo che inizio a abituare i muscoli del corpo all'acido lattico per avere
di continuo questo esercizio. Dimmelo a 15, dimmelo a 15. Qua fuori mio cugino ha creato una cosa che si può dire solo per me. Qua mi alleno e 3 anni fa, quando ancora non vivevo in Brasile e non vivevo a Miami, tra un allenamento e l'altro noi dormivamo qua col sacco a pelo il pomeriggio. Pensa che matti, pensa che voglia d'arriva. Io dormivo qua col sacco a pelo perché aspettavo l'allenamento della boxe. E la mattina, visto che io abitavo a Pomezia, era troppo lontano tornare avanti e indietro, rimanevo qui a Roma. E invece oggi qua abbiamo creato tipo una sorta di palestra, un po' grezza. Hai mai pensato a te un domani da anziano? Cosa farai, Alessio? Anziano? Io già lo so, l'orto. Io orto, galline, cavalli, io so così, mangio una panza così grossa. Per forza, questa sarà la vita mia. Mamma, a giugno se famo casa. Congratulations on a Buccini victory. Look forward to seeing you.